La nazionale di calcio è partita questo pomeriggio per la Spagna, destinazione Vigo, la cittadina dove gli italiani giocheranno la fase eliminatoria dei campionati del mondo. Commissario tecnico Enzo Berzotti, ricordando le fortunate spedizioni del Messico e dell'Argentina, ha voluto che il viaggio iniziasse ancora una volta da Roma. L'ambiente era molto tranquillo e la tanto temuta contestazione si è ridotta a qualche battuta. Così abbiamo verificato a pochi minuti dall'imbarco le speranze e i timori dei nostri eroi della domenica. È un desiderio di Bruno Conti ai mondiali? Uno particolare? Ma particolare, diciamo che appunto al primo mondiale spero di far bene come del resto tutta la squadra. Ecco. Un tunnel a Falcao, no? Ma se capita io lo farei volentieri. Dino Zoff, tra tutti i mondiali a cui hai partecipato, qual è stata la vigilia più difficile, quella più delicata? Ma la vigilia più o meno sono tutte uguali, c'è della speranza, dell'ottimismo in seno alla squadra, poi l'ambiente esterno magari può essere più o meno entusiasta o pessimista, comunque noi più o meno fino alla vigilia immediata dell'inizio dei campionati e lì può cambiare l'atmosfera, ma adesso sono tutti uguali. Ma per Dino Zoff questo è sicuramente l'ultimo mondiale? Chi lo sa? Berzotti, appena fatto il check-in, ci sono tutti, sicuro? Come no, come no? Sono arrivato io e sono tutti. Perché mi fermano sempre, no? Così io non so con chi si potrebbero prendere, capito? Sono qua pronto. Grazie.